Ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, sono in pigiama intanto, quindi sì, cioè si noterà che non sono proprio vestita da fuori, insomma, perché mi sono messa qui nella mia postazione consueta qua in salotto, quando mi metto quando sono a casa da sola, perché sono effettivamente a casa da sola oggi e quindi ho pensato di mettermi in questa postazione e truccarmi insieme a voi. Però devo prendere una cosa perché ho lo specchio troppo basso e io già non vedo. Ok, ho rubato una pila di libri di mamma. Ciao mamma. Trucchiamoci insieme. In realtà non ho particolari cose da fare oggi. Devo fare un giretto con delle amichine. Quindi ciao Terry e ciao Mimmi, o Marti, dir si voglia. E andiamo a fare un girettino. Intanto io mi sono portata delle mollette per levare i ciuffi. Sono pronta per tornare alle elementari. Woohoo! No, devo andare. Voi non avete idea di quanto sia difficile per me registrare questi video, perché ogni 2x3 mi devo poggiare gli occhiali sul naso per controllare se sono a fuoco. È una vita difficile. Allora, prima di tutto metto come sempre il bio primer di Neve Cosmetics perché andrò a fare la base viso completa. Oggi in realtà dovrebbe fare anche abbastanza caldo perché finalmente è rispuntato un po' il sole. Perché non so da voi, ma questi giorni il tempo a Roma è stato abbastanza incerto e ha fatto anche abbastanza freddino. Io ovviamente non ero molto contenta di questa cosa perché io odio la pioggia. Il pennello che sto utilizzando è uno dei pennelli che mi ha regalato Giorgia all'incontro. Non vi so dire la marca, però io ti devo ringraziare ancora tantissimo perché non sai quanto mi piace questo pennello per stendere il fondotinta. È tipo un cabuchino. Io non so se questo pennello sia stato formulato in realtà per applicare prodotti in crema, però io mi trovo molto bene per questo fondotinta perché ha le setole molto morbide e poco fitte, quindi lo applica molto bene, lo sfuma senza lasciare la striscia che in genere lasciano invece i pennelli a lingua di gatto, che con questo fondotinta non vanno bene perché è troppo leggero come formulazione, troppo liquidino. Poi adesso proseguo con il trucco degli occhi e poi riprendo invece il trucco del viso. Vado a mettere come primer le Love Stage di Essence. Questa è la colorazione, quella scura. Infatti, vedete quanto è arancione. Purtroppo non so più dove sia finita quella più chiara, che io preferisco, visto che è molto più simile ovviamente al mio colore naturale della pelle. Invece, questa si vede veramente tanto la differenza. E quindi poi devo stare lì con un ombretto più chiaro ad uniformare, perché sennò veramente si vede tantissimo lo stacco. Però purtroppo sono rimasta senza primer occhi e quindi devo andare assolutamente a comprarmene un altro. Ok, adesso vado a mettere un ombretto color panna semplicissimo dalla palette di Makeup Revolution per uniformare bene il tutto. Vado a prendere un marroncino intermedio, vado a fare un mix di questi due marroncini per fare una leggera sfumatura nella piega dell'occhio. Vi volevo raccontare una cosa un sacco buffa. Allora, adesso sono a casa da sola, appunto, perché i miei sono partiti per il ponte del 1º maggio. Oggi è sabato, se riesco a caricare questo video immediatamente è ancora sabato. E quindi i miei sono partiti, quindi io sono a casa da sola. Quando sono a casa da sola tendo in genere a svegliarmi sempre abbastanza presto perché mi piace godermi la casa da sola e poi diciamo che io adoro stare a casa da sola, però mi mette un po' di angoscia stare da sola durante la notte. Quindi io dormo sempre con tutte le porte aperte, così i gatti fanno rumore e mi tengono compagnia. E poi se c'è il minimo rumore comunque lo sento, eccetera, eccetera. Quindi stamattina alla fine i gatti mi hanno svegliata tipo alle 6 meno un quarto. In realtà non dovevo svegliarmi così presto, quindi poi mi sono riaddormentata, però mi era caduto il telefono per terra, cosa che mi succede spessissimo perché io mi addormento con il telefono mentre ascolto i video ASMR o la musica perché non riesco a dormire nel silenzio e quindi poi ogni tanto mi cade il telefono per terra. Lo so che non è molto salutare, però mi succede. Ed era attaccato al caricatore. Praticamente l'ho alzato, ho visto che non era più in carica, però il caricatore era inserito ed era anche collegato alla presa, quindi ho detto, mio Dio, ho rotto il telefono, mi è successo il panico. Praticamente poi ho riprovato, allora ho staccato e riattaccato il caricatore e ho visto che praticamente il telefono faceva tipo a intermittenza, tipo carica, non carica, carica, non carica, carica, non carica. Ho pensato, si è rotto il connettore all'interno del telefono. E quindi panico, avevo il telefono al 30%, già la batteria dell'iPhone dura poco, ho detto mio Dio, non ho più il telefono, molto bene, e quindi dovevo portare il telefono in assistenza stamattina.
Ma allora mi sono messa a cercare su internet alle 6 della mattina che cosa potesse essere successo. Ho visto che potevo provare a spegnere il telefono e a passare uno stuzzicadenti all'interno qui, ovviamente molto lentamente, perché potrebbe essersi occupata della polvere. Effettivamente ho visto ed era un po' sporco, quindi ho fatto questa operazione, ma comunque il caricatore non funzionava. Allora ho detto, vabbè, intanto mi metto in carica l'iPad perché io ho il telefono e l'iPad collegati, da lì posso mandare dei messaggi ai miei genitori in caso appunto rimanessi senza telefono perché la batteria scarica e lo vado a portare in assistenza domani. Però ho visto che anche l'iPad faceva lo stesso scherzo e quindi ho pensato, ma vuoi mettere che magari è la ciabatta, la presa? Perché io ho comprato su Amazon una ciabatta che ha direttamente il cavetto USB. E allora ho provato ad attaccare il caricatore alla presa normale nella ciabatta e ha funzionato. E quindi io mi sono infartato e sono stata sveglia tutto quel tempo e il problema non era il telefono ma era la presa, quindi molto bene. E quindi è stata una mattinata un po' traumatica, mi sono riaddormentata, mi sono svegliata tipo alle 8:30 e va bene. Allora adesso vado a prendere questa palettina, questi sono degli ombretti che mi ha regalato Giulia sempre nel mega super pacco e sono tutti quanti degli ombretti della MAC che sono messi in questa palettina che ha questo fantastico specchiettino nel tappo che sarà molto utile. Io voglio andare a prendere questo colore qui che vedete qua molto molto luminoso con un pennellino piccolino che sia adatto per la palpebra, quindi vado a prendere questo qui a lingua di gatto. E vado a prendere appunto un pochettino di questo ombretto e lo vado a mettere appunto sulla palpebra mobile. Non è un ombretto troppo pigmentato, quindi devo fare un po' di strati. Quindi niente, insomma, stamattina ho infartato praticamente senza motivo, quindi niente, poi sono riuscita, ho messo in carica il telefono ed è tutto a posto, adesso è carico. E niente, poi siccome sempre stamattina mi sentivo da sola, mentre facevo colazione ho cominciato a fare un vlog perché appunto c'era troppo silenzio mentre facevo colazione perché appunto per quanto io adori stare a casa da sola perché mi piace l'ambiente solitario, poi io sono una grande amante dei lavori di casa, quindi mi piace gestire la vita di casa da sola. E la sera e la mattina a colazione mi fa strano perché in genere a colazione c'è sempre mia madre che fa colazione con me, perché facciamo in genere colazione subito dopo che Giulia esce per andare a scuola. Perché lui va a scuola da sola visto che siamo nello stesso quartiere, e la sera si sentono i rumori di tutti perché comunque c'è mio papà che guarda la TV, Giulia sta nella stanza accanto alla mia, e ieri sera invece c'era super silenzio perché sono partiti appunto dopo cena, quindi mi ha fatto veramente, veramente effetto. E niente. E infatti, ieri sera sono tornata a casa dopo essere uscita, ieri sera era venerdì sera. E ho fatto una live su Instagram tipo all'una di notte perché mi sentivo sola e ho visto che tanto qualcuno di voi c'era, quindi sono stata un sacco contenta di fare. Probabilmente farò questa live abbastanza spesso perché così mi fate compagnia. Adesso vado a prendere questo pennello che è sempre abbastanza a punta, però un po' più di precisione, e vado a prendere questo ombretto qui tipo rossiccio, arancione opaco. E ne vado a prendere un pochino, questo è decisamente pigmentato, guardate quanto ne ho preso, e ne vado a mettere un pochettino all'angolo esterno dell'occhio e un pochino anche nella piega, lo mischio con il marrone che ho messo prima. Ah, tra l'altro, prima di registrare questo video, stavo liberando la memory card e senza volerlo ho cancellato una parte dei video preferiti del mese che avevo registrato. E dovevo ancora mettere sul computer perché deve andare online lunedì. E quindi adesso, dopo aver finito di truccarmi, dovrò mettere sul computer quella parte del video che sono riuscita a salvare, che per fortuna è la prima metà più consistente, vedere a che punto sono arrivata e riregistrare la parte finale in un giorno diverso. E poi io in genere non le faccio queste cose, sono sempre super attenta alla memory card, eccetera, e quindi quando mi succede è sempre un momento un po' tragico. È figa questa cosa che sto facendo arancione, però io non mi trucco mai con questi colori, però da quando ho i capelli di questo colore sto prediligendo abbastanza gli ombretti più caldi perché ci stanno bene alla fine. Vabbè, nella piega ha fatto un bel effetto col marroncino e questo che è proprio arancione arancione. Comunque poi nell'info box vi metto la lista di tutti i prodotti che ho utilizzato, visto che poi alla fine, se poi mentre chiacchiero vi devo anche dire
i prodotti che utilizzo è un casino, quindi vi metto tutti i prodotti nell'info box. Voi che state facendo in questo periodo? State studiando? Io dovrei studiare un pochino di più di quello che sto studiando in realtà, e quindi mi sento abbastanza in colpa. E poi io in genere non studio mai di sabato, perché mi tengo sempre il sabato libero, però oggi in realtà, siccome non devo fare grandissime cose, avrei tutto il tempo per studiare. Però siccome mi metto sempre il sabato come giorno libero, non sono per niente invogliata a studiare oggi. Devo preparare un esonero che ho il 15 di maggio. E in realtà sono anche abbastanza avanti con il programma, perché ho fatto, diciamo, il boh, 70% del lavoro che dovrei fare, quindi in realtà sono messa abbastanza bene, però dovrei fare la persona più diligente e invece sto facendo un mezzo macello. Ok, mi è rimasto poco spazio sulla memoria, quindi mi devo decisamente velocizzare. Off camera, come dice sempre Cheryl Pandemonium, ho messo la matita nera e il primo strato di mascara, sapete che ne faccio sempre due. Adesso vado a mettere o il correttore più chiaro, e intanto qui sotto gli occhi ovviamente, e poi ieri per la prima volta ho fatto dei punti luce con il correttore più chiaro in punti più strategici, perché lo vedo sempre fare, e devo dire che mi è piaciuto l'effetto, perché un pochino si vedeva che avevo delle zone un pochino più illuminate, anche perché sto usando una cipria che è molto poco opacizzante, adesso ve la faccio vedere, e fa un effetto veramente super carino, perché fa un effetto proprio pelle idratata, che adesso moltissimi youtuber stanno adottando questo stile, diciamo, di pelle un po' meno matte, ecco. Vado a fare le sopracciglia. Ok, adesso con questo pennello molto fluffy di Elf vado a sfumare il correttore chiaro che ho applicato. La cipria di cui vi parlavo è questa qua di Givenchy, che è Le Prisme Visage, che è una cipria con questi colori, diciamo. Ed è una cipria molto particolare, perché praticamente è abbastanza rosata, soprattutto questa parte, ed è diciamo non illuminante, ma sicuramente rispetto per esempio alla cipria di Make Up Forever che utilizzavo prima è completamente diversa, perché è leggermente più luminosa e mi piace veramente moltissimo, perché io in realtà sono un amante dell'effetto proprio completamente opaco, ma questa è molto particolare proprio perché fa questo effetto un po' pelle idratata, pelle luminosa. Ultimamente ho visto molto andare questo trend, diciamo, non questo trend, però questa particolarità, insomma, del viso un po' meno opaco, in particolare da Lolla Miss Strawberry Fields, che ultimamente sta mettendo pochissima cipria, se non per niente. Io non riesco a non utilizzare per niente la cipria, perché mi dà fastidio, soprattutto quando metto il fondotinta, avere il viso che magari risulta quasi appiccicoso, un po' umidiccio, anche perché poi comunque poi tutti i prodotti in polvere che magari vado a mettere, blush eccetera, fanno l'effetto chiazza ed è una cosa che secondo me è terrificante. Però devo dire che questa, che appunto è questo effetto molto radioso, mi piace. Adesso vado a fare un pochettino di contouring, non troppo accentuato come il mio solito, perché comunque devo uscire durante il giorno, oggi c'è un bel po' di sole, con il top di NYX. Ne vado a mettere un pochino giusto per scaldare un po' l'incarnato più che per scolpire il viso, perché con questo ombretto arancione non posso essere del mio pallore solito. Adesso, come blush, avevo portato questo qui di Deborah, che è abbastanza rosa. Siccome questo blush è particolarmente pigmentato, lo vado a prendere con questo pennello qui di Real Techniques, che è molto, come si dice, alle setole non troppo fitte. Ne vado a prendere giusto un goccino, faccio proprio così, sbatto l'eccesso, giusto per colorare un attimo il viso
ma veramente poco, perché questo blush è allucinante. Sulle labbra vado ad utilizzare invece un gloss, perché non voglio mettere un rossetto che distolga l'attenzione dagli occhi. Quindi vado a mettere questo, che è il lucidalabbra BB Beauty Balm di Essence, sempre il regalo di Giorgia, che è carino perché è molto nude, molto lucido. Eccoci qua, fanciulle, questo è il trucco terminato, non era lontanamente quello che mi sognavo di fare, però come sempre in questi prepariamoci con Marghe è tutto molto alla buona, e fatemi sapere che cosa ne pensate, a me piace veramente moltissimo, secondo me è davvero carino questo ombretto così sull'aranciato, però ovviamente aspetto le vostre opinioni. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima, ciao!